Innanzitutto, come le è venuta l'idea di questo film? Ah, questo se lei mi paga te lo dirò, perché è talmente complicato. In realtà mi l'ha proposto il mio produttore spagnolo 15 anni fa. E quando mi ha mandato il libro che tratta di questa storia, non era convinto leggendo la storia, perché purtroppo questo spia, che si chiama Domingo Badia, che viene per rovesciare il sultano del Marocco, non dice mai chi è. Lui dice solo: io sono un principe arabo che vengo a vedere il sultano. E tutta la storia era questo. Poi mi sono detto: ma chi se ne frega? Un principe che viene a vedere un altro principe, mangia da lui, se ne va, non interesserà a nessuno. E 7 anni dopo, quando c'è stato un colloquio su di lui in Marocco, ho saputo realmente chi era questo Domingo Badia. Allora cambiava tutto. Ho scoperto quella storia assolutamente eccezionale e ho deciso di fare il film. Tra l'altro, al di là del fatto che è una storia ambientata tra il 700 e l'800, affronta anche un tema molto importante, cioè lo scontro in qualche modo tra quello che è l'Islam, diciamo così, più radicale e quello che è invece un Islam più aperto. E proprio per questo ho deciso di fare il film, perché mi sono reso conto che quello che succede oggi è già successo 2 secoli fa, e questo è incredibile, insomma, come qualche volta la storia si ripete. Genova diventa una location perfetta per questo film, il Galeone sembra proprio fatto apposta. Ma non solo il Galeone, anche la città è molto bella, ho visto il vostro, dei musei vostri che sono molto belli, quindi non solo il Galeone, anche Genova è una bellissima città, devo dire la verità. È una città cinematografica. Ah, completamente, completamente, assolutamente. Lei lavora con, tra l'altro, Marisa Paredes, sì. Come ha scelto gli attori? Ah, ma sono già attori, attrici che conosco già da molto tempo, perché come regista avevo anche molti film. E poi man mano che scrivo mi sono detto, ma ecco, per questa scena, per questo profilo, questa persona può andare, io può andare. Fortunatamente tutti gli attori e attrici a chi ho chiesto di fare il film hanno letto la sceneggiatura, tutti mi hanno detto lo facciamo, ci piace. Non ho avuto rifiuto. Lei era già stato a Genova prima? Ah sì, sì, tante volte, quando ero studente naturalmente. Lei ha studiato marocchino ma ha studiato in Italia? Ho studiato in Italia, sono arrivato a Roma esattamente nel 61, quindi ho fatto il centro sperimentale nel 65. E poi ho lavorato anche 25 anni ancora in Italia. È difficile lavorare in Italia per uno come lei, che ha una estrazione di un certo tipo, in momenti come questo, che sono complicati? Ma diciamo che in Marocco girare è talmente più semplice di qui, è chiaro che per noi quindi ci sono delle leggi un po' più precise. Da noi il cinema comincia, quindi abbiamo molto più libertà di poter lavorare. E qui è molto più strutturato e molto più professionale. Quale vorrebbe che fosse il messaggio che arriva da questo film? Non ho capito, come il metraggio. Quale messaggio. Vorrebbe che fosse il messaggio che arriva da questo film? Ah, beh, il messaggio è quello che sta succedendo oggi, la barbaria, la violenza, che vorrei combattere naturalmente. Quindi quando ho visto il profilo di queste lady Esther dell'epoca e vedo che è esattamente quello che succede oggi, mi lo rifiuto completamente. Quindi è chiaro che il messaggio non può essere che, ragazzi, svegliatevi, dobbiamo capire che il mondo deve essere oggi ormai universale e uguale per tutti gli altri, non ci deve essere due mondi diversi, non ci può più essere violenta a nome di Dio, non è assolutamente possibile. I trucchi del cinema non si possono svelare, ma questo panno verde che nascosta la sopraelevata lo vogliamo raccontare? Non ho capito quale papà. Questo panno verde che nasconde la sopraelevata. Perché semplicemente deve essere l'oceano dopo. Ecco, è tutto lì. Se come l'attore vede l'oceano, non può vedere una città. Ecco, questo panno verde lo mettiamo, che cancella gli edifici per diventare dopo, ecco, il mare. Il tramonto, esattamente. Ecco, questa è la forza del cinema che ci può permettere questo. Qui a Genova girate solo sul Galeone? Sul Galeone, sì, insomma. Ecco, già giriamo solo queste scene qui e tutti gli altri li abbiamo fatti a Torino. Grazie. Come è cambiata la città da quando rispetto a quando? Ah, ma tantissimo, tantissimo. Io ho visto Genova, ho lavorato a Genova 2 anni, nel 65 e nel 64-65 ho lavorato a Genova al mese di luglio e agosto. Allora, questo ve lo devo raccontare perché è molto strano.
venivo, siccome non avevo borsa di studi e dovevo vivere tutto l'anno, venivo qui per saldare le nave, ecco, perché ero bravo per saldare le nave, siccome ho fatto liceo scientifico e preparavo il Politecnico di Milano, quindi mi intendevo un po' di cose tecniche, quindi per 2 mesi saldavo le coppie di nave che si fissuravano e guadagnavo un po' di soldi, e questi soldi che guadagnavo mi bastavano per vivere tutto l'anno. E avrebbe mai pensato, quindi, una volta, mentre saldava, che sarebbe venuto a girare un film qua? Ah no, questo assolutamente no, questo non potevo. Sapevo che volevo fare cinema, questo sì, ma venire a girare qui, questo... Ma chissà, dal momento che per me fare il regista è la cosa più importante, poi il mestiere nostro è questo. Giriamo qui, domani lì, dopodomani là, perché no? Grazie.